noi diventiamo un po' gli occhi degli ascoltatori, per gli ascoltatori che non hanno le immagini che invece noi abbiamo, e cerchiamo di tradurre con semplicità ciò che noi vediamo. Proprio nel Triduo Pasquale abbiamo veramente tre momenti estremamente diversi, no? Ci sono proprio emozioni che accompagnano ciascun momento in modo estremamente differente. Il silenzio è un po' la colonna sonora di questa celebrazione ed è un silenzio eloquente che dice molto, perché accompagna l'intera celebrazione, e raccontarlo è bello. Il problema del silenzio non è quello di riempirlo, perché non va riempito, è un momento integrante della celebrazione. Però il silenzio lo si può riempire, per esempio, attraverso una preghiera. Quindi nel momento in cui ci si sposta da quella che può essere una conversazione ad un livello in qualche modo più lirico, già è un livello che è più vicino al pensiero che non alla parola, e quindi può accompagnare forse in maniera più degna il silenzio.